Nel mese di marzo, 23 studentesse e studenti del nostro Ateneo parteciperanno a due importanti progetti nati grazie alla collaborazione con Fondazione Cattolica Assicurazioni nell'ambito No Profit. È per questo che oggi è con noi il nostro ospite, il dottor Adriano Tomba, segretario generale di Fondazione Cattolica Assicurazioni. Benvenuto, dottor Tomba. Buongiorno. E con noi perché Fondazione ha appunto lanciato l'iniziativa Out of the Standard, due progetti, due obiettivi davvero sfidanti. Ecco, dottor Tomba, vuole raccontarci la prima sfida, il cui titolo è Creare un mercato inclusivo per i prodotti sociali. Prego. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Ma il tema è questo. In 10 anni la Fondazione ha avviato circa 300 iniziative sociali, molte di loro sostenibili. Sostenibili significa che camminano con le loro gambe. Questo era il requisito per il nostro intervento, cioè dare del denaro non per creare dipendenza, ma per creare libertà. La libertà, diciamo, dai soldi degli altri. Ecco, molte di queste iniziative hanno trovato un sostegno nella creazione di un prodotto. Il prodotto è fantastico, i prodotti sono fantastici. Perché? Perché sono prodotti che favoriscono l'inclusione, dietro hanno storie bellissime di riscatto e sono prodotti in genere di altissima qualità. Cioè il cioccolato spalmabile che viene fatto a Treviso dai ragazzi autistici ha il 53% di nocciole. È una roba, se uno l'assaggia, non lo molla più. Qual è però il punto di debolezza di questi prodotti? Ahimè, che sono costosi. Costosi significa che quel barattolo di cioccolato spalmabile che vi dicevo costa 7,50 euro nella confezione a 200 grammi. Ora, più prodotti vengono venduti, più occasioni di lavoro alle persone scartate vengono date e più diventa sostenibile l'attività di queste associazioni. Quindi il nostro progetto è come si fa a vendere di più di queste cose? E ci siamo resi conto che occorre percorrere nuove strade, nel senso che se noi dovessimo vendere tutti questi prodotti, che sicuro sono fantastici, nei canali distributivi tradizionali subirebbero un aumento del prezzo che oscilla dal 60 al 150%, il che li renderebbe insostenibili. Allora, la sfida che cos'è? Ragazzi, ma voi, alla luce del vostro sguardo nuovo, alla luce delle competenze che avete maturato studiando all'università, alla luce della, come dire, della vostra freschezza, che cosa vi immaginate per favorire lo sviluppo di questi prodotti e quello che ci sta dietro, queste storie di inclusione e l'autosostentamento di queste imprese non profit fantastiche? La sfida che lanciamo è proprio questa. Qual è il mercato di questi prodotti? Perché secondo me c'è un mercato ed è un mercato di senso. Cioè noi siamo diventati pian pianino consumisti, mentre sarebbe bello ritornare ad essere consumatori, semplici consumatori, consumatori che condividono la bellezza e la storia di quello che c'è dietro ciò che consumiamo. E in questo modo, in questo mercato, io mi immagino si possa uscire finalmente dalla logica del confronto prodotto-prezzo per passare al confronto qualità-significato, perché qua c'è un altissimo significato ed un'altissima qualità. Allora la sfida è: noi ci stiamo riflettendo da tempo con 120 di queste realtà, ma lanciamo la sfida agli studenti. E ho detto a tutti gli amici con i quali ci stiamo confrontando che abbiamo bisogno di uno sguardo nuovo, ed è lo sguardo nuovo che verrà da voi ragazzi. Grazie. Molto chiaro. Ha usato due termini che mi sono rimasti impressi, immaginare, dover immaginare, e poi ha parlato di opportunità. Sono le due parole chiave che guidano un po' tutto questo progetto, queste due sfide. Ecco, da queste parole parte anche la seconda sfida, che guardando il video di presentazione sul nostro sito Univr, dice questo: i mestieri e gli spazi abbandonati possono far nascere nuove opportunità. Ecco, qui stiamo
parlando di un intervento che riguarda il recupero di parte di questa azienda Valli Comunali nelle Valli di Comacchio. Ecco, da quali esigenze nasce questa seconda sfida e perché questa proposta ai nostri ragazzi e ragazze? Abbiamo incontrato la cooperativa Work and Services e ne siamo stati affascinati. Affascinati dal fatto che si sono presi in gestione il Museo dei Marinati e la vecchia marinatura, cioè la vecchia produzione di anguille marinate così come si faceva 200 anni fa. Abbiamo visto che questa cosa qua non interessava a nessuno. Non interessava a nessuno perché non era remunerativa. Cioè la logica con la quale il mondo ragiona è una logica puramente economica. Non nego che sia importante il ragionamento economico, ma mettiamolo un lato per un momento da parte. La marinatura, adesso gestita da questa cooperativa sociale, ha creato inclusione, ha recuperato le antiche tradizioni e le loro scatole di anguille marinate sono sul circuito di Slow Food e vendono a 200 gastronomie. Bene. Allora, ancora una volta, il recupero di qualche cosa di nicchia consente di valorizzare una tradizione, un immobile e riattivare una comunità facendo inclusione lavorativa. In ottobre, l'ultima settimana nella quale si potevano ancora organizzare le sagre, sono andato a Comacchio perché la cooperativa Work and Service era stata chiamata dal sindaco, dall'amministrazione comunale, a gestire l'annuale fiera dei marinati. Quindi ad una cooperativa sociale l'amministrazione pubblica chiede di gestire l'evento più importante dell'anno ed è stato un evento che si è distribuito su tutto il territorio comunale, dal centro fino alle valli, richiamando moltissime persone. Accanto alla marinatura e al museo ci sono degli altri immobili pubblici. Mi fa pensare il concetto di bene pubblico, perché noi molto spesso abbiamo confuso il bene pubblico come un bene statale, cioè non è di nessuno e quindi avanza il degrado. Avanza il degrado fin tanto che qualche privato non ravvisa la possibilità di fare un gran business. Ma in questo caso non è così. E allora quei beni sono destinati al degrado. È giusto così? Come può un bene statale diventare un bene comune? E qua, nella sfida, vi portiamo a riflettere su quanto sta accadendo al castello di Padernello, che non è il classico castello sulle colline, bello. No, no, è proprio un castello nella bassa bresciana, in mezzo ai campi di mais. Bene, questo castello era in degrado. Che cosa succede? Che alcune persone costituiscono una fondazione di comunità, lentamente riattivano, fanno una serie di eventi che attirano persone e con diciamo, il business, con il ricavato di questi eventi che fanno, lentamente lo mettono a posto. E adesso questo castello ha 30.000 visitatori all'anno, sono nati 4 ristoranti attorno. Allora dico, ma guardate, questo bene che era abbandonato, attraverso una serie di eventi che recuperano le antiche tradizioni, crea occasioni di sviluppo del luogo, un luogo che era abitato da 70 persone, ma 100 anni fa erano 1500, quindi voi immaginatevi una cosa che diventa deserto. Bene, a Comacchio potremmo fare la stessa cosa. Perché chiedo uno sguardo diverso dagli studenti? E perché l'abbiamo chiesto all'università? Perché anche qua serve un approccio multidisciplinare. Cioè qua non si tratta semplicemente di immaginare a come gestire una campagna di raccolta fondi. Qua si tratta di immaginare come connettere tutta la comunità di Comacchio. Non dimentichiamo che Comacchio è il comune dei 7 lidi ferraresi. Quindi questa zona avrebbe la possibilità di allargare, di allungare la stagione turistica con un beneficio per l'intera comunità. Allora mi piacerebbe uno sguardo diverso per immaginare qual è il percorso per raccogliere ciò che serve per ristrutturare questo immobile, coinvolgendo una comunità, l'intera comunità, e magari immaginarsi anche come potrebbe essere la governance di una cosa che diventa diversa,
perché non siamo più nella logica del bene pubblico, ma passiamo alla logica del bene comune. Vedete, il bene comune è un bene relazionale e condiviso e ha senso e si valorizza proprio perché è riferibile ad una comunità. Ecco, questo è il salto da fare. Allora c'è un approccio multidisciplinare, perché qua si tratta di capire quali sono i vecchi lavori che possono essere recuperati, capire come gestire le campagne di raccolta fondi, capire come gestire una governance comunitaria. Perché è chiaro che se questo bene da pubblico diventa il bene di una cooperativa, non funziona. Deve essere un bene di cui tutti siamo comproprietari, perché da lì parte la cura. Io curo ciò che è mio, trascuro ciò che è di altri, ma se qualche cosa, anziché essere mio o di altri, diventasse nostro. E quali sono allora le forme di governance di un processo che ci porta ad un processo così interessante? Perché dietro questa sfida qua, in realtà, c'è la sfida che riguarda tutti e che riguarda la trasformazione di ciò che è trascurato, abbandonato, in qualche cosa che è nostro e che diventa vitale. Però devo dire un'altra cosa. In questi anni noi abbiamo finanziato appunto 300 nuove imprese sociali, raccogliendo più di 2.000 idee. La cosa che mi ha sempre colpito è questa. Noi cerchiamo idee nuove, efficaci e sostenibili, diciamo. Che cosa c'è dietro la novità nelle idee che raccogliamo? In genere noto questo. La novità nasce da un giovane. Poi è chiaro che nella trasformazione dell'idea dall'idea al progetto c'è qualche senior che mette l'elemento di prudenza e di saggezza. Però devo dire che l'elemento innovativo deriva da un giovane. Ora, perché lanciamo questa sfida all'università? Perché qua serve, su queste due sfide, serve davvero un colpo d'ala. Un colpo d'ala che non può derivare semplicemente dall'esperienza e dalla saggezza. Qua c'è da costruire qualche cosa di diverso, di non preventivato. Per questo le sfide le abbiamo chiamate out of the standard, cioè non ci interessa una risposta standard, non ci interessa la risposta che ci dà il libro, ci interessa la risposta che deriva da uno sguardo nuovo sulla realtà. E allora qua si definisce bene e meglio anche il ruolo della Fondazione Cattolica Assicurazione. Investiamo sui giovani perché sono i protagonisti del futuro e il nostro compito qual è? Quello di togliere i lacci e i lacciuoli che vi impediscono di esprimervi. Vogliamo correre il rischio con voi. Per questo vogliamo essere out of the standard. Bene, grazie dottor Tomba, è stato molto chiaro ed esaustivo e allora non ci resta che augurare in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti che parteciperanno a queste due sfide.